mio canale, io sono Moira e oggi siamo tornati su The Long Dark. Hanno aggiunto di recente una nuova mappa per la modalità Sandbox. Per quanto riguarda le challenge e la storia, non è cambiato nulla per il momento. Quindi, iniziamo una nuova partita Sandbox. Scegliamo la difficoltà normale. Ed ecco qui la nuova regione, Forlorn Muskeg, non so come si pronunci. Intanto è per giocatori avanzati, quindi esperti. È un marshland, non so cosa sia un marshland. Comunque, è una terra aperta, gelida, divisa, credo tipo da una ferrovia. Il ghiaccio è fragile e c'è un vento costante. Questo rendono questa area molto pericolosa ed è connessa al Mystery Lake. Iniziamo. Scegliamo sempre la nostra ragazza. Va bene. Una misteriosa tempesta geomagnetica ha fatto precipitare il tuo aereo nella regione più selvaggia del Canada. Quanto riuscirai a sopravvivere? Saperlo. Per che cosa io stia vivendo o per che cosa io stia morendo sono la stessa domanda. Oh, che bello! Iniziamo dentro una caverna! Allora diamo già un'occhiata per vedere se c'è qualcosa di utile. Quindi questa, essendo una regione per esperti, dovrebbe essere come la Timberwolf Mountain. Se vi ricordate, era la regione con il nostro aereo precipitato. Quindi non ci sono casette, non ci sono cabine. L'unica è trovare delle grotte come questa dove ripararsi. Ah, fra l'altro, hanno anche cambiato il menu. Sì, vedete, hanno un po' modificato queste cose. E questa? Wow, ma salve! Quindi questa è la nostra protagonista. Intanto posso vedere i vestiti. Indossato. Non ne ho altri? No, ok. Da qua possiamo scegliere i vestiti e credo che cambino in base a quello che scegliamo. Boh, mi sembra molto interessante come cosa. Vedremo di trovare qualche vestito nuovo e proveremo. Dato qua abbiamo già dei licheni e direi di prenderli. Non me li prende. Perfetto. E cerchiamo di capire dove siamo. Ah, non ho niente. Come... ho soltanto i fiammiferi, non ho bengala, non ho nulla. Prendiamoci anche i funghi. E come provviste alimentari? Vediamo. Ho qualcosa per accendere il fuoco. Ho qualcosa per curarmi, buono. Ho solo una scatoletta di sardine. Sacco a pelo e basta. Non siamo messi proprio benissimo. Cominciamo a raccogliere anche un po' di legnetti. Anche perché se non ci sono cabine, non ci sono case, qua dovremmo sopravvivere all'esterno. Prendiamo questi funghi. Se non mi ricordo male, con i funghi si possono tipo cucinare. Quindi prendiamoli tutti. Quanti gradi abbiamo qui fuori? Meno 15, stiamo iniziando a congelare, quindi raccogliamo soltanto un po' di legnetti, i funghi e andiamo via. Li ho visti, eccoli qua. Posso correre? Sì. No, perché c'è una barra rossa? Non so da cosa dipenda quella barretta rossa all'inizio della stamina. Proverei ad andare via dritta. Corre un po'. È anche una bella giornata, tutto sommato. Abbiamo 11 ore di luce, però è freddo. Stiamo un po' congelando. Oh, là c'è qualcosa. Mi sembra di vedere qualcosa di rosso. Vediamo se magari c'è un punto un po' più alto dove avere una visuale buona. No, di qua si scende. Però ci sono degli alberi tagliati. Di solito quando ci sono delle zone così con alberi tagliati vuol dire che c'è il passaggio dell'uomo. E se c'è il passaggio dell'uomo
c'è anche civiltà, quindi casette o cose del genere, però ho i miei dubbi su questa regione. Come la Timberwolf Mountain alla fin fine. Però magari qualche riparo. Sì, qua hanno tagliato gli alberi. Seguiamo questa zona. Sì, secondo me lì... Ah, potrebbero essere... dei vagoni distrutti? Sì, là vedo anche un tunnel. Ah, abbiamo trovato la ferrovia. Buono. Vediamo se c'è qualcosa che può servirci. Più che altro vorrei trovare tipo dei bengala, qualcosa del genere, perché non ho niente per difendermi contro i lupi. Non si possono utilizzare solo per curiosità, tipo i legnetti. Azioni, ricicla. No. Da usarli come arma. Tanto andrei a vedere se qua c'è qualcosa. Need to find some place to escape this cold. Lo so. È freddo. Ah, si può entrare, credo, nella galleria. Proviamo? Stiamo lasciando fuori il muschig, non so come si pronunci. No, non volevo. Ah, sapete cosa? Siccome è collegata con il Mystery Lake. No, guardate dove siamo! Ah, ho capito! Di là c'è la casetta del cacciatore. Di là invece c'è la cabina del custode del lago. Oh, quante cose! Allora, dai, ci riforniamo un pochino e poi andiamo nell'altra regione. Questo cos'è? Niente. Guanti! Però io non andrei tanto in là. Vediamo se c'è qualcosa di utile qui intorno e poi andiamo via. Tipo uno zaino qua. Anche se la casetta del cacciatore non è tanto distante. E lì c'è tanta roba. Perché è là. Sapete che facciamo? Rischio ipotermia, di già! E allora niente. Andiamo per forza alla casetta del cacciatore. Prendiamo tutto quello che c'è. Sperando soprattutto che ci siano vestiti che ci tengano al caldo, bengala, magari anche un fucile. E poi siamo pronti per esplorare la nuova regione. Vedo degli uccellini che volano, probabilmente c'è un cadavere. Infatti. Non dovrebbe neanche essere tanto grande la nuova regione da quello che hanno detto. Quindi se ce la facciamo a prendere tutto quello che ci serve qui alla casetta del cacciatore, magari in uno o due episodi riusciamo a vedere anche tutta la regione. Da che parte devo andare però? Di qua. In teoria è qui la casa. Dovrei avere una buona memoria per il Mystery Lake e per tutte le volte che ci siamo stati, però mi sto già perdendo in realtà. Sì, ok. Mi ricordo dove sono. Eccola là in fondo. Qui dovrebbe esserci un altro cadavere. E là c'è la casetta. Sì, ci sono un sacco di cose utili qui. Questo cos'è? Niente. Un libro? Era strano, aveva una copertina insolita. Che le abbiano aggiornate? Qua non c'è altro da raccogliere, allora andiamo. Ho sentito un rumore. Ho sentito un rumore e non mi è piaciuto.
Forza, andiamo. Ah, fermi tutti. Ci sono un paio di cervi. Però sono tranquilli. Forse lupi qua non ce ne sono. Ah, però avrei un bengala. Quando l'ho trovato il bengala? Non me ne sono neanche accorta. Dai, andiamo. No, mi sono incastrata. Ah, ho sbagliato strada, sbaglio ogni volta. Eccoci qua. Ormai siamo di casa. Ci vediamo qua sempre. Ah, bene, bene, bene. Facciamo rifornimenti e andiamo. Cosa posso prendere? Una tanica. Qui cosa c'è? Niente, tavolo, tavolo. Tante belle cose da mangiare. Munizioni, quindi dai che c'è anche il fucile da qualche parte. Questo per pulire il fucile. No, ma non c'è il fucile? No, non c'è il fucile. Non era qua una volta? Tanto prendiamo tutto. Mi ricordavo che ci fosse. Oh, l'hanno messo dentro la cassaforte. Ma cosa hanno fatto? Migliora l'abilità di cucina. Ah, che bello! Hanno creato dei libri che si possono leggere. Infatti, leggi. Migliora l'abilità di cucina. Edizione 2019. Quindi siamo nel futuro. È ambientato nel futuro del Long Dark. Aspetta, fammi vedere un attimo l'altro libro che avevo raccolto. Questo. Supervivenza fuori. Sì, io tipo... Aspetta, lo lascio. Questo migliora l'abilità di accendere il fuoco. Ottimo. Apriamo la cassaforte. Adesso qua mi ci vorranno 10 minuti. Eccolo qua, benissimo. Colpo per fucile. Razzo segnalazione. No, non c'è il fucile. Questo che cos'era? Ah, la piscata, non l'avevo visto. L'ho già controllato, questo sì. Prendiamo anche un po' di legna. Queste, prendiamo tutto. Bene, che così anche se ci aggredisce un lupo, abbiamo tutto il necessario per curarci. Kit. Legna. Il coltello. Nobody needs this anymore. Sì, hanno cambiato anche la forma degli abiti. Guardate che carini! Qua dietro c'è niente da prendere. Mensola. Qua sì, un sacco di roba. E questi. Vediamo se per caso sotto al letto... No, non c'era altro. Niente, peccato per il fucile. Peccato, peccato. Allora, intanto andiamo a vedere i vestiti che abbiamo trovato. Come si fa? Adesso noi stiamo indossando questo. Ah, posso scegliere di indossarli entrambi oppure o uno o l'altro. Quindi abbiamo doppia protezione. Invece i guanti posso metterne uno solo. Quindi o questi... O questi, no, io direi assolutamente questi. Qua non abbiamo altro da indossare. Qua ne posso mettere quattro addirittura, quattro paia di pantaloni, due calzini e una scarpa. E qua posso mettere quattro cappotti. Però non abbiamo trovato altro. Ok, benissimo, quindi abbiamo due cappellini in più. E quasi quasi abbiamo 8 ore di luce. Dormiamo un paio d'ore. Sì. Bene, così ci siamo riscaldati, riposati e possiamo partire.
Accidenti. C'è una bella tormenta di neve. non so se mi convenga affrontare così meno 7 gradi la nuova regione. Proviamo a dormire un'altra ora. Vediamo se passa. No, sento ancora la tormenta. Accidenti. Però meno 5 gradi. Rischiamo? Dai, rischiamo. Perlomeno così non dovremmo incontrare tipo lupi o altri predatori. I cervi invece sono lì tranquilli. Ah, ce n'è uno morto qua, povero. Potrei prendermi la legna, grazie. Ma c'è niente? No. Hanno migliorato anche i suoni. Non mi ricordo questi cigoli delle casette. Sempre meno 5, dai. Ci può stare meno 5. Abbiamo affrontato anche di peggio. E devo andare di qua. No, no, sì, ok, noi veniamo da lì che abbiamo depredato il cadavere, allora posso passare di qua. Sempre meno 5, va bene. E dovremmo esserci ormai. Sì, eccola là. Inizio a intravedere la grotta. La grotta, il tunnel. Due gradi? No, ci ho ripensato. Ha avuto un momento di due gradi, probabilmente eravamo coperti dal vento. Forse riusciamo anche a riscaldarci un po' dentro al tunnel. Ah, sapete cosa potevo fare? Non ci ho neanche pensato. Se mi accendevo un fuoco dentro la casetta, potevo sciogliermi un po' di acqua. Vabbè. La prima occasione che accendiamo un fuoco, sciogliamo un po' di neve. Ah, questi li ho esaminati, non mi ricordo. Sì, vuoto. Vuoto, sì. Poi, questa parte qui, effettivamente, prima quando non c'era la nuova regione, era ostruita, non si poteva passare. Un grado. Bene. Ed eccoci qua. Allora, facciamo così. Troviamo un riparo. E poi proseguiamo nella prossima parte. Lei comincia ad avere anche fame. Io proverei ad andare di qua. Utilizzo, mi prendo già un bengala. Ma non penso ci siano lupi con questa tempesta di vento. Dovremmo trovare una grotta. È l'unico riparo, a meno che, adesso che mi viene in mente, hanno aggiunto un nuovo tipo di riparo che si può costruire in casi estremi, che è praticamente questo qui, riparo dalla neve. Però al momento non penso mi serva. Vediamo se proprio non trovo neanche una caverna, una grotta dove ripararmi. E allora me lo costruisco. Però io sarei curiosa di andare al centro del lago.
Secondo me là c'è qualcosa. Adesso è troppo distante. Meno 7. E in più abbiamo anche solo 4 ore di luce. Vediamo se siamo fortunati e trovo una grotta. Forse quella? No, no, erano solo rocce una sopra l'altra. Questo cos'è? Latte condensato! Oh, qualcuno è passato di qua! Potrebbe essere una buona cosa. Se adesso troviamo un cadavere, vuol dire che non ce l'ha fatta ed è morto. E noi probabilmente faremo la stessa fine. Se invece troviamo un riparo, è meglio. Ecco, lì c'è un cervo morto. Oh, ghiaccio debole! Oh, si può rompere il ghiaccio! Stiamo attenti allora. Non devo camminare sul ghiaccio, ma se io tipo passo così? No, ok, ci sono dei punti più deboli. Vai! No, non ce la faccio! Non ce la faccio, sì, sì, ce l'ho fatta! Qua sì, devo trovarmi un riparo al più presto. Beh, intanto metti via il bengala. Non penso ci serva. La grotte non ne vedo. Proviamo a salire ancora un po'. Dai, su, è possibile! Ok, che è una mappa per giocatori esperti. Ma un piccolo riparo tipo quello! Dai, che è una grotta! Ah, ce l'abbiamo fatta! Ne ho trovata una. Magari raccoglimi anche i bastoncini, che così ti accendo un fuoco. Basta che non sia abitata questa grotta, però. Disturbo? Sennò vado via. Allora, intanto prendiamo tutto. Prendi tutto. C'è altro? No. Ah, sta cominciando a diventare anche pesante lo zaino. Oh, bene, bene, bene. Abbiamo trovato un bel riparo. 8 gradi qua dentro, forse non servirebbe neanche accendere un fuoco. Allora, intanto vediamo una cosa. Potrei mangiarmi. No, non mi mangio niente. Faccio così. Mi metto qui il sacco a pelo. Dormo un'ora, in teoria non dovrebbe morirmi. Così mi salva. Abbiamo anche 3 ore di luce, niente, passo la notte qui dentro. Come siamo messi? Ah, perfetto, freddo non ne ha, non serve neanche accendere il fuoco. Quindi la faccio riposare, la faccio mangiare, la faccio bere. E nella prossima parte andiamo avanti con l'esplorazione di questa nuova regione. Quindi ci fermiamo qua, lasciate un like, commentate se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!